Ok, Ray Bradbury mi serve per fare, permettetemi questa espressione, per fare la testa di ponte con questi altri due romanzi che adesso vi faccio vedere. Uno è Philip Dick, Tempo fuori di sesso, di cui vi parlerò fra poco, ma l'altro è, e io ancora non l'ho letto, però ve ne voglio parlare ugualmente, ed è Neuromante di William Gibson, con questa copertina stupenda. Allora, perché voglio parlarvi di questi due autori insieme? Perché sono tutti e due autori di fantascienza. Come avete notato, la distopia non è tanto lontana dalla fantascienza, infatti secondo me la fantascienza è il genere che ha per primo e con grande intelligenza accolto gli insegnamenti dei grandi maestri, quindi di Zamyatin, di Huxley, che poi Huxley stesso è un autore di fantascienza, Orwell, Golding, eccetera. E infatti proprio sia Bradbury che Philip Dick sono degli autori di fantascienza. Ora, io di Philip Dick ho letto solo Tempo fuori di sesso, vi consiglio di prenderla, soprattutto l'edizione della Fanucci, che costa solo 6,90€ ed è in offerta, lo trovate da Mondadori, Feltrinelli, comunque lo trovate facilmente. Assomiglia tantissimo a The Truman Show, non so se l'avete visto, sempre parlando di distopie, perché The Truman Show è un film distopico, secondo me è ispirato da Tempo fuori di sesso, ritrovate le stesse atmosfere. Che cosa hanno in comune Philip Dick e Bradbury, a parte ovviamente la fantascienza? Hanno un finale misticheggiante che non c'entra molto, secondo me, con la distopia. Quello di Dick in particolare è troppo fantascientifico, è troppo fantascientifico, mentre la trama iniziale, che è come al solito sempre la stessa, cioè un protagonista maschile che vive in un mondo apparentemente ideale, ma piano piano scoprirà che ci sono delle spaccature, delle incongruenze nel tessuto spazio-temporale, c'è cioè qualcosa assolutamente che non quadra nel mondo idilliaco in cui vive. E infatti, a detta di molti, Tempo fuori di sesso è un romanzo carinissimo, ma romanzo inspiring, non mi viene la parola in italiano, comunque un romanzo che è veramente potenzialmente bellissimo, ma che è un po' acerbo, cioè la scrittura di Dick è ancora un po' acerba, qua siamo agli inizi della sua carriera, non proprio agli albori, ma comunque in un periodo, non è un Dick maturo, è un Dick ancora un po' acerbo, perché la trama sembra appunto grandissima, poi però nel finale si restringe e là il finale è un po' macchinoso, un po'... No, avete presente i rettiliani, queste cose qua? Ma perché, Filippo? Ma perché? Capisco che dovevi chiudere il cerchio, diciamo, però è un po' strano. Detto questo, però, se guardiamo l'opera di Dick in toto, credo che questo romanzo gli servirà per... diciamo, approfondire la tematica degli abitanti della Luna, non mi ricordo come si chiamano, ve lo scrivo qui comunque, che sono dei soggetti che ritorneranno spessissimo nei suoi romanzi e che hanno un significato un po' particolare. A proposito di questo, vi voglio consigliare un saggio che ho scaricato su Philip Dick che si chiama La macchina della paranoia. Mi sono scordata di dire che molti paragonano Huxley, Orwell e un altro autore sempre inglese, cioè Anthony Burge, che è quello che ha scritto Arancia Meccanica. Anche questo, io non l'ho letto perché ho visto il film, e voi direte, oh, che dici, il film è 10.000, cioè è sempre meglio il libro del film? No, non è vero. Comunque, questo libro che io avevo preso in biblioteca, ma come un idiota, non sono arrivata a finire di leggerlo, perciò dovevo restituirlo, non mi andava di pagare, onestamente, si chiama Antiutopia, Huxley, Orwell, Burge, di Stefano Manferlotti, e si analizza nei tre autori il tema dell'utopia negativa. Quindi, se vi piace la distopia, vi consiglio non solo di leggere i romanzi, ma anche di leggere i saggi. Quello di Philip Dick si chiama La macchina della paranoia, comunque lo trovate su internet, gratis, credo, se non è illegale, se no ragazzi, no, non scaricate, è illegale. Vabbè, Philip Dick è molto carino, soprattutto se vi è piaciuto The Truman Show, leggete Tempo fuori di sesso, però il finale è un po' troppo di fantascienza, cioè come se dopo i classici moderni la distopia abbia preso una piega diversa, cioè
magari viene presa come spunto, ma smette di avere il, diciamo, quel nocciolo politico, ma venisse contaminata dal genere. E quindi magari in Philip Dick sì, c'è la distopia come spunto, però non come tema in sé, e infatti poi degenera nel genere, cioè degenera nella fantascienza pura. La stessa cosa, credo, con Neuromante di William Gibson, che però mi è stato consigliato perché è il meno fantascientifico tra i libri di fantascienza. Appartiene al genere cyberpunk, di cui non ho letto niente, perciò mi piaceva approfondire questo discorso, però appunto me lo hanno sempre consigliato perché è un romanzo molto particolare. Io però ancora non l'ho letto, perciò non mi pronuncio. È molto interessante perché anche qui c'è un po' la tematica distopica. Paradossalmente è stato scritto nel 1984, cioè 1984 è stato scritto nel 1948. Questo qui, che comunque ha qualcosa di 1984, è stato scritto nel 1984. Vabbè, comunque diciamo che c'è anche qui la critica alla tecnologia imperante, a una sorta di cappa distopica, potremmo parlare di così, di cappa distopica. Quindi, ho parlato della fantascienza, adesso voglio parlarvi di un altro genere che ha preso spunto, soprattutto negli ultimi anni, dalla distopia, ed è il genere young adult, con, secondo me, scivoloni o nel fantasy o nella fantascienza. Quello che, diciamo, degenera nella fantascienza è soprattutto James Dashner, Il labirinto, di cui ho parlato in questo video. Se cliccate sul libro andrete alla mia recensione del libro. Carino, molto carino, anche qui ispirato tantissimo, secondo me, al Signore delle Mosche. Non voglio parlare troppo di James Dashner, dirò semplicemente che la trama è distopica, però anche qui ci sono dei risvolti fantascientifici, un po' macchinosi, diciamo così. E l'altro di cui volevo parlarvi è Hunger Games, che vabbè, per ovvie ragioni, inutile che diciamo la trama di Hunger Games, insomma, la conoscete tutti. Purtroppo Hunger Games, a parte che è la copia di Battle Royale, cominciamo da qui, e secondariamente, secondo me, con il corso dei libri, nel secondo e nel terzo, soprattutto nel terzo, sacrifica completamente il tema politico per andarsi a infilare in una specie di romanzo psicologico che però ovviamente non è in grado di scrivere la Collins, senza offesa, però uno scrittore dovrebbe essere in grado di capire i suoi limiti. Si è andata a infilare in un romanzo psicologico / sentimentale, con la cosa del triangolo che onestamente perde il suo senso praticamente alla fine del primo libro, invece per forza si è dovuta fare tutta la cosa del triangolo, vabbè, lasciamo perdere. Non posso fare spoiler, però diciamo che il terzo libro, mentre doveva privilegiare il tema della resistenza, il tema della rivolta contro l'oppressione, fa il solito polpettone americano e livella come fanno gli americani, livella. Quindi per cui la violenza è sempre negativa, cioè se tu uccidi per la libertà comunque stai sbagliando, comunque sei cattivo, mentre se tu uccidi per opprimere le persone invece sei cattivo, però uguale, cioè non c'è una differenza. Quindi questa è una cosa che mi ha fatto impazzire nel terzo libro, nel senso proprio che volevo buttare il libro dalla finestra. Purtroppo non potevo farlo perché l'ho letto in ebook, quindi non ho potuto farlo. Mi è dispiaciuto tantissimo perché, secondo me, nella sua mente la Collins voleva fare un romanzo controverso, perciò lei diceva no, non può essere così facile che i rivoltosi vincono, che hanno ragione e sono buoni, no, facciamo una cosa complessa, facciamo una cosa controversa, e ha fatto una cagata invece, ha fatto una cagata, a parte che poi che cosa vuoi complessizzare in un romanzo del genere, cioè ma cosa vuoi fare? Cioè non puoi farlo semplicemente perché risulta forzato, infatti è risultato forzato, e secondariamente non hai sbagliato perché l'hai reso troppo, cioè com'è possibile che nel distretto 13 ci sono dei robot? Ma perché? Cioè qual era il senso? Comunque ci sono tante cose che non mi sono piaciute di Hunger Games, soprattutto che appunto ho scoperto che è il plagio di Battle Royale, ovviamente poi proprio già il secondo me non è piaciuto perché è troppo forzato, che senso ha che loro ritornano ma perché? Ma no, assolutamente no. Bello solo il cliffhanger finale, ma poi nel terzo, cioè secondo me proprio è morta la tensione, a parte che poi è scritto male perché tutta la prima parte è noiosissima, cioè l'azione inizia tipo a pagina 100, ma che stiamo scherzando? Ma assolutamente no.
Comunque, i young adult, secondo me, americani, dovete stare molto attenti a quello che prendete perché di solito degenerano sempre nel trash. Vi voglio segnalare anche la saga di Veronica Roth, Divergent, che io non ho comprato ma non ho nessuna intenzione di comprare. Parla di esseri perfetti, vabbè, la solita cosa, cioè società distopica, esseri perfetti. Il problema però degli young adult qual è? Che degenerano sempre in qualche roba sentimentale e i ragazzini poi si rivelano degli stereotipi banali. Cioè, quello che è, secondo me si è perso completamente con le distopie, il punto centrale, la distopia, col tempo, anziché diventare il tema centrale, è diventato il pretesto, cioè è diventato il pretesto per narrare un'altra cosa. Quindi a me comunque piacciono le trame simili al Labirinto di James Dashner, alla Rotta, anche se io, ripeto, non ho intenzione di leggerla, ad Hunger Games, piacciono queste trame, però qualitativamente parlando non sono buone, non sono bei libri, non è letteratura, è intrattenimento, perché non sono in grado, secondo me, di sviluppare un romanzo fatto bene. Un altro young adult, sempre a tematica distopica, è The Giver di Lois Lowry. Secondo me questo è, diciamo, era conosciuto più prima, poi dopo lo scoppio di Hunger Games ne è parlato di meno perché tutti parlavano di Hunger Games. Comunque The Giver di Lois Lowry è molto carino, però secondo me gli manca qualcosa, perché anche qui è descritta una società distopica, il protagonista è un ragazzino che però ha un dono particolare. Ma non vi voglio dire nulla perché è molto spoiler. Purtroppo però, secondo me, questo libro è scritto un po' malino, perché mancano i momenti di massima tensione, manca, cioè ha una struttura secondo me debole, perché è molto descrittivo e manca un po' di azione, secondo me manca un po' di pepe questa storia. Però io comunque ve lo consiglio. Tra l'altro io lo vendo questo libro, è rilegato, quindi faccio una bella marchetta. Se lo volete, ve lo posso dare. Sempre per quanto riguarda gli young adult, questo però ha tutto un altro livello rispetto a quelli di cui ho parlato finora, ed è la trilogia di Bartimeus di Jonathan Stroud. Siccome è una trilogia, molti lo comprano singolo, ma non lo comprate singolo, perché questa edizione della Salani, che tra l'altro è la casa editrice più figa ever, costa solo 22 euro. Ci sono tre libri. Se invece li comprate singoli, non so, sono mai stata brava in matematica, ma credo che risparmiate. Tra l'altro comunque è molto molto carina. Allora, in realtà la trilogia di Bartimeus non è proprio distopica, perché mancano quegli elementi che rendono così particolare il genere distopico. Questa è più una riflessione sul potere. Perché la includo nel genere distopico? Innanzitutto perché il genere distopico è sempre una riflessione sul potere, e secondariamente perché comunque ha qualcosina, perché i maghi nell'universo di Jonathan Stroud, questo è un libro fantasy ma del tutto, cioè del tutto particolare, i maghi opprimono i non maghi. Quindi c'è tutto questo universo fatto di violenze e di soprusi che ricorda tantissimo i totalitarismi, e soprattutto per quanto riguarda la comunicazione. Infatti c'è il ministro delle comunicazioni, che è proprio diciamo una delle figure più importanti, perché serve a fare il lavaggio del cervello alle persone. Poi c'è il movimento di resistenza. La trilogia di Bartimeus è fantastico, un romanzo scorretto, è un po' l'Harry Potter cattivo, diciamo, scorretto, bellissimo, scritto benissimo. Io non so se è merito della traduzione, ma è scritto veramente benissimo, benissimo. E poi ci sono battute fulguranti. Certo, ogni tanto si vede che è un romanzo per ragazzi, ma sono dei momenti del tutto trascurabili, perché poi per il resto è veramente un grandissimo romanzo, una delle saghe migliori che siano mai state scritte negli ultimi anni. Ho scoperto che c'è un quarto volume, io non vedo l'ora di leggere il terzo, perché io mi ero conservata il terzo per momenti migliori, perché per crisi di astinenza improvvise, ma a questo punto, visto che so che il quarto, cioè appunto c'è un quarto libro, credo che mi precipiterò a leggere il terzo al più presto. Ok ragazzi, io ho voluto fare questo video per parlarvi un po' di che cosa penso io della distopia. Quello che vi consiglio, se vi piace, è di leggere soprattutto i classici moderni, cioè questi, Huxley, Orwell, Bradbury, eccetera. Poi se siete veramente colpiti, allora approfondite magari con gli young adult o con i romanzi di fantascienza. Però non vi aspettate grandi cose, perché comunque, diciamo,
quelli veramente che hanno cambiato la letteratura sono questi, cioè sono i classici moderni. Gli altri, secondo me, hanno perso completamente di vista l'obiettivo vero della distopia, cioè la riflessione sul potere, per parlare di altre cose. Vedi Hunger Games che parla del triangolo, di minchiate varie, e poi lo stesso Dick, che per quanto sia fantastico, però comunque anche lui degenera un po' nella fantascienza, un po' anche un po' trash, diciamo così, un po' trash polpettone, però comunque diciamo che siccome sono innamorata della distopia, sì, ho letto anche questi. Questo video sarà lunghissimo, mi dispiace tanto, ma io ormai non, neanche mi scuso, perché ormai sì, io faccio i video lunghi, quindi se ve li volete guardare a me fa piacere, se no niente. Ci vediamo al prossimo video e un bacione alla mamma, grazie mille per gli iscritti, siamo 200 praticamente, e veramente grazie mille. Ciao!